Cianci è un graditissimo ritorno e con lei prepareremo due ricette davvero curiose che fanno bene al corpo ma soprattutto all'anima. Un rotolo di cacao e fragole e una crema di finocchi con dei gamberoni. Prima cosa da prendere naturalmente i finocchi. Ce ne occorrerà circa un chilo. Buongiorno. Ciao Ilenia, come tutto stai? Benissimo, benissimo. Te? Bene, mi fa piacere anch'io, perfetto. Tutto a posto. Allora, mi servono dei gamberi. Me ne dai 6 più perfetto. O meno. Sì. Perfetto. A te, grazie ciao, mille. Grazie ciao, grazie mille. Ciao. Ciao, buona giornata. Proprio te volevo. Ciao Dennis, ciao. Allora, 1,5 etto di speck e un pezzettino di parmigiano reggiano. Come speck cosa posso dargli? Ho 3 tipi. Sì. Ho un regla del Valsenale, se ha stagionatura media, un Mosel un po' più morbido, oppure un Sauris friulano. Sauris. Sauris friulano. Tutta la vita e appunto il parmigiano. Un pezzettino di parmigiano. Sì. Va bene, lei. Sempre okay. 20 mesi la stagionatura? Sì, sempre quello. Sì, ok, sì, sì. Grazie, benissimo. Allora Elena, il tuo parmigiano. Ottimo, aspetta che... Sauris. Perfetto, grazie, grazie. Ciao Dennis. Ciao, grazie. Cerchiamo il cacao assolutamente amaro, mi raccomando. Questo è l'ultimo ingrediente e noi ci vediamo tra poco. Bonjour à tout le monde. Bonjour. A toi, a toi, a toi. Vuoi fare i nomi di tutti? No, no, insomma, no, no, perché altrimenti non poi non cuciniamo più, siamo allora, talmente tanti. Non... Sì, è vero. E sempre di più, una famiglia che si allarga a macchia d'olio. Allora, attenzione, perché la puntata di oggi ovviamente prevede che siate pronti a fare dei viaggi meravigliosi, perché quando si parla di emozioni, di pensieri... Nulla è a caso. Nulla è a caso. L'unica cosa, io sono solo preoccupata di questo, Ilenia. Cioè? Te lo dico, tu sei mia amica, eh? E siccome sei una che ama le cose in ordine, se arriva la nostra ospite e con questi pensieri sparsi... Chi e fa disordine. Poi, e fa disordine, poi tu ti arrabbi. Come a casa mia che fa disordine e poi sistema anche. Ah, allora lo farà lei? No, ma lei di solito li sistema i pensieri sparsi. Elena Cianci, vado a raccoglierla immediatamente nel salotto, tra poco. Amiche e amici, Golden Chef, benvenuti nel salotto buono di Due Chiacchiere in Cucina, un volto per molti di voi che ci seguono fin dalla primissima edizione, non nuovo, Elena Cianci che ritorna con un libro. Ciao Elena. Ciao. Ben arrivata. Grazie. Grandi viaggi, perché comunque sia tu sei anche una viaggiatrice, mi pare di aver sì, più capito, per lavoro che più per diletto. Lavoro che per altro, ma ogni tanto tra qualche chilometro e l'altro riesci ovviamente sì. a mettere insieme tutta una serie di pensieri. Vogliamo parlare di questo tuo libro oggi perché ci piace presentare questa cosa fantastica, Giorni di pensieri appesi all'anima. E come nasce un libro come questo? Per una caso. Sorta di narrazione, per caso? Nasce per caso perché nonostante io sia una scrittrice abbastanza abituale, ho sempre scritto per me, sì. non per gli altri. Ah, quindi è nato come una cosa molto intima, intima tua, sì. Ma chi è che è riuscito a convivere? Perché di solito uno che scrive come te è molto geloso, non se la sente molto facilmente di pubblicare, chi è che è riuscito veramente a scalfire questa cosa e a convincerti? Le amiche. Dai? Le amiche, sì. Quindi tutta una serie di pensieri, raccontaci un po' magari. Pensieri veramente sparsi, che colgono spunto dalla mia vita quotidiana, dalla vita con le figlie, dalla vita nel lavoro, dalla vita con le frequentazioni. Mi piace osservare la gente e cogliere dal loro fare una serie di sfumature che si traducono poi in emozioni, dalle ecco. più negative alle più belle, alle più entusiasmanti. E quindi parleremo anche di emozioni, se non ho capito male, in sì. cucina, certo. vecchia amica ovviamente di Ilenia Balzacco, la nostra Masterchef, sì. e andremo a scoprire i 5 gusti, i 5 colori che sono legati alle 5 emozioni più forti, no? certo. per l'essere umano, la paura... non so, la rabbia, la tristezza, la gioia,
Grazie. Ecco. Allora, questo è solo l'inizio, come avete capito, sarà un bellissimo viaggio attraverso le emozioni, sì, con Elena Cianci, Ilenia Bazzacco e tutti voi. A tra poco, ci. Ci. Secondo te i Golden Chef si sono accorti che mi sono grembiulata anch'io? Sì, perché pensano appunto che facciamo vedere due versioni dei nostri grembiuli. Invece no! È umiliante che tu dica questo! Invece no! Oggi ci aiuterà in cucina. Sì, ma lo faccio molto volentieri perché insomma mi sento almeno un pelino più utile. Hai visto Elena com'era agguerrita? Sì, sì, sono a pronta. Seconda di quello che dico. Volevo metterlo tra i denti, ma ho preferito. E beh, insomma, avendo anche tanto viaggiato in Africa, poteva essere una cosa molto ci tribale. Sta, ci sta. Allora, io direi andiamo subito con la primissima ricetta. Sempre tornando al discorso che abbiamo fatto prima nel salottino buono con Elena Cianci, i cinque colori, i cinque gusti e le cinque emozioni. Ma intanto parliamo di pensieri, pensieri sparsi. Per fare questo piatto prendete un chilo di finocchi, timo fresco, curcuma in polvere, 100 g di parmigiano, 150 g di speck a fettine, 4 gamberoni, olio extravergine di oliva, uno scalogno, 50 ml di panna fresca liquida, pepe nero e sale fino. Segnatevelo perché è una ricetta che è anche una poesia, perché pensieri sparsi, non solo il titolo della trasmissione di oggi, ma anche della ricetta. Partiamo da dove? Partiamo subito, immediatamente, con le preparazioni base, sì, ossia andiamo a tritare lo scalogno. Bravissimo. Il finocchio. No. Finocchio. Sì. Faremo una giornata con l'edizione. Esatto. Ok. E perché appunto andiamo poi a insaporirlo normalmente in un tegame con un filo d'olio extravergine d'olivo, okay, che noi ce l'abbiamo molto buono. Mm-hmm. E poi ci sono da pulire i gamberi. Io vado a farmi un giro, ci vediamo tra 15 minuti, deve essere tutto pronto. Ah, però che carina. C'è, cioè, della serie, lei che è la chef, sì, ha detto arrangiatevi. No, capito? Sì, sì, non funziona. No, non funziona così, sei la chef al massimo. Preferisci gambero o finocchio? Vuoi gamberi io? Preferisce? Gamberi. Posso usare forbici io per i gamberi? No. No, assolutamente. intanto mi sciacquo le mani. Facciamo vedere perché come si puliscono i gamberi. Mia sorella Roberta dice, ma possibile? Sciacquati le mani. Allora, in questo caso a noi servono sgusciati, ok? Quindi andiamo a togliere la parte di corazza di carapace esterno, sì, in questo modo. Uh-huh. Quando arrivi a un certo punto, noi dobbiamo schiacciare, sì, in punta per far uscire il tutto. Ok. Coltellino piccolo si fa una piccola incisione e si va a togliere l'anima, esatto, l'intestino, perché appunto rende amara. No, poi fa schifo, c'è un po' di sabbia anche, è no? Brutto da vedere. È brutto da vedere, però succede di trovarne di gambe interi. A me è successo in fior fior di ristorant, è vero? Devo dire in fior fior di ristorant. Vado allora, tu vai, sorella. Intanto. Posso, partiamo, avere un coltellino? Eventualmente tolgo quella roba di cui parlavamo. Guarda, posso usare questo? Questo piccolino, che è molto più tagliente. Attenta, lo fai apposta. Tu vai a tagliarmi sottilmente il finocchio. Sì. E così intanto cominciamo. Quale coltello vuoi? Mi ispira questo, quei pallini che servono a che cosa questi allora, pallini? Allora, questi pallini servono a non far appiccicare l'alimento alla lama. Quindi se tu hai verdure, per esempio, che hanno una certa pastosità o anche i formaggi stessi, e non fanno fa l'effetto sì ventosa. Esatto, che non si appiccino. Questo è il significato, okay, puro. Io però dove metto i gamberetti? Li mangio, perché a me piacciono anche crudi. Tesoro, ti sciacquo questo, grazie, riutilizziamo anche questo. Grazie. Così. E ti chiedo anche, visto che sei lì, un pezzettino un rene di carta. Se proprio vuoi, e visto che sei così generosa, grazie, sei un amore. Ok, allora, adesso fate queste prime preparazioni base, sì, vedrete che appunto poi è molto semplice come ricetta. Certo. Scalda il cuore, diciamo che è anche in maniera moderata a livello appunto di calorie, sì, perché non è che si usino cose particolarmente, perché se possiamo stare attenti anche all'alimentazione per quanto riguarda le calorie va bene, giusto? Esatto, però senza rinunciare al gusto. Certo. E basta. Scalda il cuore, capito? È molto bello, Elena, scalda il cuore. Sì, scalda il cuore. Più
Diciamo che a mio avviso ci sono altre cose che scaldano meglio del finocchio. Tipo un panino sì. col salame? No, quella cosa lì per esempio. lo speck, il tostato, sì assolutamente, o oh, qualsiasi altra cosa che abbia a che vedere con certo. un gusto più deciso, i dolci soprattutto. Beh, tu sai, sono antidepressivi, sono veramente, danno la gioia alla vita. Tipo fragola e cioccolato? Sì, assolutamente. In primis. Ma basta, cioccolato fondente tassativamente. Ecco, però non va bene che parliate così di cioccolato in presenza mia e di Enrico Bianchi. Enrico? Guarda che ne ho messa via una stecca intera. Davvero? Però cioccolato è 70%. Buono, quindi mi con piace. Una parte... È un tipo di percentuale che gradisco effettivamente. Bene, io invece... andrei più in alto con la percentuale. Sì, a 90? No. Deve essere amaro. Che, lo so. Capisco benissimo sì, perché piace, ma forse, no? Diciamo che non tutti sono capaci di affrontare quel cruli. Però è l'amaro, il so. Sapore del cuore. Sai che è vera sta cosa? Spiegala bene, perché è una cosa che io ho sposato moltissimo tempo fa. Spieghiamola ai Golden Chef, che dici Elena? Certo, volentieri. Allora, perché l'amaro scalda il cuore? Perché l'amaro è astringente. Perché è astringente ed è un tonificante proprio di tutto il sistema cardiaco, di tutto il sistema vascolare, sì. che è il sistema fisiologico che sostiene proprio il sentimento della gioia. Fantastico, sì. capito? È per questo allora che noi, soprattutto donne, ricerchiamo il cioccolato in determinati periodi esattamente, del mese. Esattamente, perché ha un effetto dopante, se proprio lo vogliamo chiamare così. È vero, sì. Beh, ma un doping assolutamente naturale va benissimo, ma certo, ci mancherebbe. Per esempio anche nelle dietre normalmente il cubetto di cioccolato fondente te lo concedono. Sì, è vero. Benissimo. Solo che a me piace quello al latte con le nocciole. Che non è sua mamma, come si dice anche a Londra, giusto? Londra soprattutto, ecco. Però Londra tendente vicino appunto. Vuoi che mi sposti? No, no, fa benissimo okay. così. Io olio, scusami, sì, e adesso vado a insaporire lo scalogno sì. insieme con un pizzico di sale. Che sai che io lo metto. Hai sminuzzato molto, non lo so se si faccia, se possano farlo vedere, ma l'hai sminuzzato molto. Calcola che io avrei potuto anche volendo lasciarlo intero, perché poi questa crema io la vado a frullare. Ah, ecco. Io faccio semplicemente questo affinché tutti i pezzettini siano omogenei a livello appunto di sapore certo, e di cottura. Certamente. Agli ordini, chef. Bene, andate pure. Invece io volevo chiedere a Elena Cianci, perché tu hai scritto questo libro, come abbiamo diciamo anticipato, no, nel sì. nostro salottino, praticamente è un insieme di pensieri che pian piano nel tempo ti sono affiorati, no? Mi hanno nel fatto cuore, anche compagnia. Nella testa. Ecco, bello, bellissimo questo. Ed è interessante vedere come mano a mano sono venute fuori tutta una serie di sfumature, di colori, delle emozioni. Ho visto, ce n'è una molto interessante pagina in cui tu parli dell'odio anche, sì, che è una delle emozioni più forti del genere umano, no? Sì. Più forti e anche decisamente più debilitanti dal punto di vista della sopportazione e del poterlo gestire certo, anche l'odio. Certo. Mi colpisce molto nell'espressione umana poter leggere negli occhi, nelle parole, nei gesti il fattore emotivo e quanto questo possa influenzare la vita quotidiana e la gestualità e il modo di rapportarsi con gli altri. Certo. Il mio lavoro mi porta ad osservare la gente, occupandomi di psicosomatica. Esatto. Occupandomi di psicosomatica, il mio vizio è proprio quello di guardare la gente, di leggere le persone, vero? Al di là delle sue parole, al di là del suo modo di presentarsi. E quindi questo mi ha portato a fare delle riflessioni intime, personali e di poterle tradurre in pensieri, in racconti che poi ho sempre scritto in questi anni. L'idea di poter scrivere un libro non è nata dalla mia volontà, ma dal consiglio di alcune amiche. Certo, come dicevamo che prima. Che mi hanno invitato caldamente a sì, farlo. Perché hanno detto, perché tenerti questi pensieri per conto tuo? Sì, insomma, è stato trasformato poi. È stato un patimento. Posso immaginare, perché sì. come dicevamo sono prima. Sono i miei bambini, ma certo, perché sono pensieri tuoi, erano cose molto intime. Però ci piace che tu abbia condiviso con noi, con chi. Era un peccato. Grazie a Ilenia. Ah, vedi, Ile, racconta un po', che voi vi conoscete da un pezzettino, giusto? Un po', sì. Dai. No, più di 20. Sì? L'età dei tuoi figli? No, prima. Prima, vero? Sì, perché appunto mio marito ha sempre seguito il metodo...
della mamma, della mamma, metodo Lucia, lo diciamo, Colicianci, esatto, che è un po' la mamma un po' di tutti, non ce ne abbia appunto Elena. Velocemente spieghiamo in che cosa consiste questo metodo, perché altrimenti magari per chi non avesse visto la scorsa puntata nelle, certo, passate edizioni. Allora, tua mamma ha scoperto che cosa e ha trasformato in metodo? Niente, lei ha semplicemente studiato il corpo umano attraverso la sua curiosità, sì, immensa curiosità nel voler capire che, sì, cosa ci fosse dietro ad un disagio, ad un disturbo, ad un inestetismo. Certo. E quindi attraverso la sua grande capacità intuitiva, ma anche quella operativa, ha messo a punto questo metodo che si basa sulla riflessologia, su tecniche manualistiche, certo, di prendersi cura di un corpo non solo nella parte esterna ma anche in quella interna. Perché in pratica, spieghiamo proprio in maniera terra terra, allora, a meno che non ci siano delle patologie ben precise, non è il nostro campo, per cui, che ne so, improvvisamente ti viene male un ginocchio perché ti si è infiammato un legamento, faccio l'esempio, certo, più banale, certo, no? Certo. Correggimi, assolutamente, Elena. Ecco, se non ci sono presenti delle patologie, quel ginocchio in realtà è sano e non dovrebbe creare problemi, allora lì subentra un'altra lettura psicosomatica, che si prende cura proprio di osservare tutta una serie di segnali che riconducono alla motivazione del perché, esatto, una persona, un soggetto può denunciare quel tipo di disagio. Potrebbe di essere la fatica di andare avanti perché magari, non lo so, frustrazioni lavorative, esatto, stress familiare, certo, grandi impegni emotivi, sì, che sono stati magari dettati da stress, ma non solo lavorativo, certo, anche personale, cambiamenti di vita repentini, uh-huh, tutta una serie di perché cose. Perché il corpo manda segnali, perché nessuno continuamente ci insegna, Elena, a leggerli questi segnali? No, Ilenia, ci hai mai pensato? Il nostro aperta, organismo ci dice in qualsiasi momento della giornata a che punto stiamo, no, della nostra esistenza. È più facile ignorarsi che ascoltarsi. Sì, sì. Io sono dell'idea che nei tempi antichi c'era molta più attenzione di ascoltarci in un certo modo. È la frenesia proprio della vita moderna che ha portato a allontanarci dall'ascolto verso se stessi. Ci ha fatto perdere un po' di vista. A delegare ad altri il compito di curarci. E quindi non ci siamo più ascoltati. Brava, ma significa anche coltivare un certo dialogo interiore. Assolutamente. Poi, no? Basta così, amore? Sì, basta, okay, così. Grazie. Perfetto. Mille. Li sciacquate un momentino, sì, giusto, veloce. Vabbè, allora faccio un piccolo, no, riassunto della ricetta. Scalogno, okay, insaporito naturalmente con, come dicevo prima, l'olio extravergine d'oliva. Ho aggiunto il finocchio tagliato molto sottile e poi ho aggiunto anche dell'acqua, acqua calda, naturalmente in questo caso la nostra acqua meravigliosa, acqua calida. Che è buonissima, sì, ve la consigliamo. Esatto. Io adesso ho messo una temperatura abbastanza forte perché rifaccio riprendere il bollore, sì, dopodiché aggiungerò un po' di panna liquida, in, okay, questo caso, e andrò, mm-hmm, a frullare insieme, mm, alla curcuma, però abbinata al nostro amato pepe, certo, perché altrimenti appunto non abbiamo la valenza. Come ci ha insegnato il dottor Corsano, ricordatevi, curcuma e pepe insieme c'è, cioè il pepe che praticamente attiva a 360 gradi le potenzialità della curcuma. Wow. Fa bene anche da sola, però con il pepe sicuramente è meglio. Esatto. Io adesso sto scaldando un padellino, se non accendo non succede niente, con un filo d'olio, sempre, sì, extravergine d'oliva. Metterò, Elena, qualche rametto di timo, per, mm-hmm, favore. E ti do la forbice, forse vai meglio, ce la fai bene, e andrò a cuocere in maniera molto veloce i nostri gamberi, sì, quindi padella rovente, olio rovente, sì, girata il tempo appunto che si vede la crosticina esterna, poi si spegne. Perfetto. Perché altrimenti, wow, diventano gommosi. Esatto, non devono essere stracotti ma devono proprio essere saltati al volo. Esatto. Come si dice. Bello il gambero saltato al volo, non è male, insomma. Se ci mette le ali, figurati. E attenzione, perché è tempo di andare a trovare nel nostro salotto, ovviamente parliamo di Eleonora Buratti, La dieta dei mestieri, per tutti quelli che sono pazzi per questo libro che ci sta insegnando l'alimentazione a seconda della nostra attività. A tra pochissimo. Nel
Salotto buono di due chiacchiere in cucina, graditissimo ritorno dell'autrice del libro della dieta dei mestieri, donna splendida ma anche, come dire, arrivi come una folgore ogni volta insieme a Carlo Giolo per illuminarci su come devono nutrirsi le persone a seconda del mestiere che fanno. Sapete di chi parliamo oggi? Dei muratori, che è un mestierone faticoso. Sì, sì, certo, mestiere faticoso dei muratori, ma di tutti i lavoratori dell'edilizia e anche di quelli che troviamo a lavorare sulle strade, anche soprattutto quello nel periodo estivo. Oh, sì. Allora, lo SPISAL, tra l'altro lo SPISAL di Padova, ha diramato lo scorso anno un documento all'interno del quale inseriva il colpo di calore tra i rischi che si possono aggiungere a questo tipo di mestiere. Sì. E quindi oggi parleremo del colpo di calore. Oh, ecco. Allora, noi sappiamo che il colpo di calore, innanzitutto tutte le protezioni del caso, quindi il copricapi, eccetera. Però quello che noi possiamo fare con l'alimentazione è una preparazione a una giornata una giornata tipo che si espone particolarmente al caldo, quindi una giornata estiva. Allora, ovviamente dobbiamo caricare con frutta e verdura. Assolutamente. Perché, sì. Perché contrasta tutto quello che noi possiamo invece avere dal punto di vista dei danni appunto dal caldo. Poi evitiamo lo zucchero raffinato, perché lo zucchero raffinato può in un qualche modo peggiorare la situazione e rendere anche l'uomo più stanco. Quindi anche un fatto di prestazioni poi professionali. Sì, 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 un fatto di prestazioni professionali e anche di muscolatura. Ma sotto forma di cosa zucchero? Non so, la merendina piuttosto. Sì, lo zucchero raffinato che possiamo trovare nelle bevande, perché nel momento in cui è particolarmente caldo, sì, il lavoratore tende a bere di più. Sì. Però deve anche scegliere che cosa bere. Allora, ottimo per esempio è un succo di pompelmo, però senza zucchero. Sì. E lì è molto importante guardare bene l'etichetta, perché nell'etichetta deve essere scritto senza zuccheri aggiunti, ecco, e non senza zuccheri, perché se contiene solo la scritta senza zuccheri potrebbe avere un po' di zucchero bianco aggiunto lo stesso. Ecco. Quindi è fondamentale scegliere senza anche zuccheri il aggiunti. Tipo. Sì. Quindi bere molto, ma scegliere anche la bevanda giusta, certo, senza l'aggiunta di zucchero. Così, insomma, da poter arrivare alla fine giornata sotto la canicola, ma insomma in buone condizioni. Esattamente, chiaramente. Esattamente. Questo è molto altro sulla dieta dei mestieri, grazie a Eleonora che ritornerà presto con noi. Adesso invece ci stanno chiamando dalla cucina, ricordatevi, la dieta dei mestieri è su Facebook. Eccoci. Ti ho sporcato? No, tranquilla. Allora, vi voglio salutare comunque Grespi, abbigliamento a Mestrino. Abbiate pazienza. Non è colpa mia se sei sporcata. Ecco, però mi hai schizzato una lente dei miei occhiali. Chia. Ottica Micaglio Ornella, a Strae Vigonza. Ma che belli che sono, perfetti con questa maglia. Ciao ragazzi, vi voglio bene. E allora, con Elena andiamo avanti con questa ricetta che è veramente buonerrima, buonerrima. Allora, piatto bello. Aspetta che mi organizzo. Sì. Là. Cosa fai? Base? Allora, aggiunto naturalmente anche la panna rispetto a prima e la curcuma. Sì, ok. Anche lì, la densità, ognuno può farla secondo i propri gusti. Così è. Perché già uno può farla più densa, meno densa, mm-hmm, appunto come preferisce. Sì. Tanta, poca. Tanta. Cioè, sempre si possiamo tanta. Scegliere, no Elena? Sempre calda tanto. E fredda. Sì. Brava, invece spiegaci un attimo, perché se io volessi una versione un po' più solida, cremosa ma un pelino più solida, il trucco qual è? Beh, a parte mettere meno acqua o brodo vegetale. Perfetto. All'inizio, oppure farlo consumare. Okay. Oppure farla raffreddare completamente. Sì. E frullare diciamo i finocchi con la panna liquida con freddo. Un frullatore da freddo. Quindi ecco, la panna fa l'effetto appunto di panna montata. Ah, quindi di più, tende a coagularsi un attimino. Quindi lì prima è un fatto di gusti personali. Ah, esattamente. Devo dire che guarda, io vedevo Elena Cianci che aveva la collina. Ce l'ho, continuo ad averla. Ecco, e secondo me va bene sia un po' fluida che densa. Qualsiasi estate. I profumi, in qualsiasi, guardate, stagione. È meraviglioso questo piatto poi perché, guardate. Ma ascoltami, diciamo brevemente anche il significato di questo piatto, ma proprio veloce, giuro Enrico.
del... Raccontalo. No, raccontalo tu, dai. Il significato di questo piatto. Del perché determinato, ecco. Questo lo mettiamo sdraiato, sì. Del perché ho scelto questi tipi di ingredienti, perché poi c'è la parte croccante, c'è la parte dolce, certo. La parte sapida, mm-hmm. È tutto legato comunque ai colori e ai sensi. Ok, ai sensi, ai, e alle gusti, emozioni. Ai gusti che sono collegati alle funzionalità organiche e alle emozioni. Ecco. Il finocchio che è legato alla rabbia, quindi al senso di aggressività, perché una verdura e il verde è un colore della rinascita, del cambiamento. Voce? Lo specchio croccante, che certo. È il gusto più forte e deciso, uh-huh. E fa parte di uno dei sentimenti un po' più determinati, certo. E anche debilitanti, se si vuole, ma è importante, perché sì, la paura è un sentimento, sì. Che si ha bisogno, sì, di, sì, avere. Sì, sì, sì. Ok, e poi naturalmente utilizziamo il sughino e l'olio. Fantastico. Ciao. Niente, dobbiamo scappare perché siamo un pelino in ritardo. Va bene. Hai voglia di seguirmi? Certo. Mentre Ilenia finisce di impiattare, noi diamo il benvenuto al sommelier. Abbiamo sempre così poco tempo. Pensavo appunto a questo vino per vedere appunto di concretizzarli. Mettere a posto i pensieri. Sì. Allora è una crema di finocchio con, sì, dei gamberi, sì, appena scottati in padella, sì, con del prosciutto dello specchio in base al proprio gusto, sì, tostato. Fine, elegante. Elegantissimo. Allora ho scelto un vino fine ed elegante a base di Chardonnay, perché è una Chardonnay di vitigno internazionale che dà sempre eleganza e finezza ai vini. Originario della Borgogna, viene utilizzato per fare lo champagne, viene utilizzato per fare il Trento Doc, il Franciacorta, quindi è un nobile, ma soprattutto è fine, elegante, suadente, si presta a molteplici usi, non solo alla spumantizzazione, ma anche ad essere vinificato secco, e qui siamo in Friuli. È uno Chardonnay, l'azienda si chiama Volpe Pasini, e la nata è la 2015, ottima annata. Vedi questo colore bello luminoso, lucente, quindi segno di un'acidità ancora bello presente e sostenuta. Ci mettiamo il naso all'eleganza, la finezza di un profumo di Chardonnay suadente. Questo è vinificato in acciaio, quindi non ci sono quelle note un po' tropicali che può dare il legno. Andiamo subito a sorseggiarlo e capire che cosa esprime l'uomo. Eleganza, eleganza, esattamente. Scorrevole, sottile, bello, fresco, arrotondo un po' la bocca. Con questo piatto in abbinamento penso che ci stia benissimo, ci sono i gamberetti ricchi di tendenza dolce. E quindi il vino ha la giusta acidità e la giusta sapidità che vanno in contrapposizione. E naturalmente questo vino che ti invita ad assaggio. Lo identifico come un vino discreto, non di qualità, ma discreto di abbinamento, nel senso che si affianca. Beh, in questo caso perché è vinificato in acciaio, quindi non ha, diciamo così, una struttura, esatto, importante. Abbiamo abbinato un piatto di particolare struttura, ma di grande finezza. Posso dire, bravo come sempre, migliori ogni puntata. Grazie, ci vediamo. Hashtag Golden Chef, 7goldtelepadova.tv, Facebook, Instagram, Twitter, esatto, e cos'altro? Il campanello di casa di Ilenia. Sempre. Insomma, comunque, sappiate che noi siamo operativi oggi con Elena Cenci. E da quest'oggi anche Cianci, il suo. Cenci l'attrice. Io non lo so. Cianci. E con lei, tra l'altro, andremo a preparare questa seconda ricetta. Abbiamo nascosto la cioccolata, perché quando, ripeto, gira Enrico Bianchi per gli studi. Sì, ma anche... Ah, ecco perché mancava un pezzetto. Io contatti. Più di uno. Allora, facciamo così. Allontanatevi, sì. Sta arrivando la lavagna, sulla quale naturalmente andranno ad apparire tutti quanti gli ingredienti della seconda ricetta di oggi. La coppia perfetta.
Per preparare la pasta biscuit, 4 uova, 100 g di zucchero, 70 g di farina, 30 g di cacao amaro, un pizzico di sale. Poi ci serve la farcitura. Per prepararla usate 300 g di fragole, 200 g di panna fresca, 200 g di mascarpone, 100 g di gocce di cioccolato, scusate, devo deglutire, 60 g di zucchero a velo. E infine, per la decorazione, 200 g di cioccolato fondente al 70% e le fragole fresche. Una accoppiata sicuramente perfetta anche questa, no? Hai visto che giusto. È arrivato giusto anche giusto, il suono giusto. Del forno? Che ha detto che è pronto. È pronto, perfetto. È arrivato in temperatura. Sì. Allora, il perché di questo dolce lo spieghiamo? Sì, sì, spiego. Per premiare spiego. Un grande uomo. Una grande impresa. Una grande impresa. Che appunto ha fatto suo marito sì. qualche settimana nome fa. Nome e cognome, prego. Dillo tu, visto che è la tua dolce metà. Giampiero Clancic. Ah, lo conosci? Ale, a poco. Giampiero Clancic, che è un pazzo scatenato. Come si chiama sto sport in bici che fa da Ultra cycling. Ultra cycling, che già di mio la bicicletta è una roba che mi mette ansia. Ansia. E ultra cycling. Io e lei siamo molto dinamiche. E abbiamo sposato due ultra pazzoidi. Ultra dinamici. Sì. Insomma, gli opposti si attraggono. Ci siamo chiesti assolutamente. Allora, tra le altre cose, uno sportivo che ha avuto un grande riconoscimento, perché comunque voglio dire sì. una gara come questa, una tre giorni, in quanti chilometri in tre giorni? 1200 chilometri con un massimale di ore 69. Sì. Ecco. Ma lui l'ha chiusa in 56. Ma la cosa bella è che Elena lo accompagna, giusto, tu lo accompagni praticamente, lo sì. segui. Lo supporto, lo esatto. seguo, lo nutro. Lo supporto. E anche lo sopporto. Sì, dai. Lo nutro, lo massaggio, lo curo, sì. eccetera, eccetera. Lo che seguo, questo fa parte guido. Anche del tuo 360 gradi comunque. Sì, esattamente. Hai cura sì. di questa macchina che questa macchina della natura, sì, che è una forza incredibilmente grande, ecco. Non so dove lui possa trovare le risorse, la voglia e la determinazione. Deve essere una roba proprio insita, penso che uno nasca così. Lui no? nasce sportivo, ha sempre ecco. fatto tanto sport, ma sempre ad alti livelli. Ecco. Voi avete tre figlie, sì. quindi tutte e tre ragazze, sì. che mi piace perché tu sai che noi siamo quattro femmine, e loro come vivono questa sportività del babbo? La condividono? No, assolutamente non la condividono. Pigre pure loro? Pigre peggio della madre, in maniera ossessiva. Con la seconda con Estella ci siamo, eravamo all'interno del gruppo di questi giorni. Sì. E io e lei abbiamo fatto le Olimpiadi del divaning. Il divaning, famoso divaning, sì. Sì. Sì, sì, sì. Però ho vinto io perché ho detto per guarda, per 8 anni di fila io cioè, sono stata la vincitrice. Non orgogliosa, però. Però è bellissimo, vi compensate, come stavamo dicendo. Sì, prima. È bello perché comunque riesce a coinvolgermi in una dimensione di frenesia e di ansia da prestazione positiva. Non indifferente, certo. Ma tutto il team, non solo me, ma anche chi era con noi e chi comunque ci accompagna sempre in queste avventure. Ma questi sono i tempi, cioè tre giorni o varia a seconda della gara? No, questa è una delle gare in Europa forse la più bella, la più dura, la più intensa. Ma il sogno di mio marito è fare la RAM, la Race Cross America. Che implica quanto? Tempo 5.000 chilometri? 5.000 chilometri senza mai fermarsi. Cosa vuoi che sia? 5.000, capisci? Sì, 12 giorni. Sì. Sono capace di scrivermi 5.000, sì, naturalmente. Ed è faticoso anche scrivere. Esattamente. Troppi zeri. E dormite poco, perché chi Niente. Li accompagna, questi matti, dorme Niente. Poco poi. Il team, per chi è in macchina, non dorme a chi Se lo segue. Se vuoi nel frattempo trasferirli Va bene. Dentro quelli tagliati. Dorme pochissimo. Il camper, che è di supporto, sì. dorme poco e niente, perché comunque deve raggiungere delle time station dove ci si incontra per la sosta della doccia, certo, del lavarsi, certo. del cibo, eccetera. E quindi veramente Beh, poco però, tempo. Voglio dire, tu comunque sia hai un ruolo importantissimo per il benessere proprio fisico di tuo marito, perché tu sì. hai anche la possibilità di usare delle tecniche di massaggio che lo rimettono in sesto, questo perché è penso che...
non so, rischio crampi, cose di questo genere. Sempre, no? È sempre latente. Ilenia, non sei tu che hai preparato le barrette, quelle... Esatto, io volevo dirlo io. Tra l'altro ci occupiamo anche dell'alimentazione. Ecco, esatto. Ultra cycling, bellissimo, sì, insomma, voglio dire, il massimo che possiamo fare tu e io è con la nostra city bike. Va bene? Ecco. Io devo cambiare, come sai, sempre le gomme perché si seccano. Ah, è vero, allora ci ha raccontato che rimane talmente tanto ferma la sua bicicletta che si biscottano praticamente i copertoni. Wow. Della bici, sì. Ah, perfetto. Io li cambio solo per quello. Una ricetta di cucina sulle ruote della bici. Sì, esatto. Ascoltatemi, io intanto questa pasta biscuit. Sì. Scusate che devo fare una roba alla chef. Si è toccata, benissimo. Grazie. Allora, uova intere con lo zucchero. Okay. Dobbiamo montarle talmente tanto da quasi quadruplicare il volume. Okay. Dopodiché a questo si aggiunge la farina e il cacao insieme. Ah, okay. Il pizzico di sale, sapete benissimo che nei dolci ci va sempre, perché comunque è un esaltatore di... Proprio un pizzico. Sì. Dopodiché io con un cucchiaio vado ad aggiungere gradatamente, stavo guardando se sono stretta coi tempi. Vabbè. E vado ad aggiungere appunto il composto di farina e di cacao. In questo caso io ho messo 70 grammi di farina e 30 grammi di cacao. Ok. Si può fare anche 100 grammi di farina solamente se vogliamo fare la versione bianca. Che noi non vogliamo. Oggi no, perché è la coppia perfetta per un benessere. Cioccolato e fragole. Scusa. Poi la fragola, parliamone. La domanda sorge spontanea. Questa roba qui poi va cucinata? Devi farlo cuocere. Poi va cucinata? No, lo lasciamo crudo, naturalmente, ed è un dolce al cucchiaio con la farina cruda. Quanto dovrà cuocere? Dovrà cuocere 8 minuti a 200 gradi. Mi raccomando, 8 minuti. Fantastico. Facciamo vedere già il rotolo fatto. Cosa dici? Perché noi adesso lo andiamo a montare a bassissima velocità. Ok. Spegniamo. Togliamo la frusta. Sì. Io ho preparato, questa è il quantitativo, la dose utile per uno stampo rettangolare 30x40. La famosa leccarda. Sì, 30x40. Se vuoi lavarti le mani fai tranquillamente. 30x40. 30x40. Quindi le dosi che vi abbiamo dato servono a una teglia, una leccarda di questa dimensione. Che non sono quelle del forno però, è di solito. Sì, ma non si trovano, no? Adesso io lo faccio, sì, in tutti i negozi di casalinghi. Che bello pesante questo comunque. È di ferro. Ah, ecco. Ah, è di ferro. Cosa posso risponderle? Pensavo fosse plastica. Ma può essere anche alluminio. No, alluminio no. Allora, guarda. Versi. La cottura è la parte più importante in questo caso. Sì. E anche il dosaggio appunto di come si versa questo composto. Perché noi non dobbiamo appiattirlo in maniera aggressiva, perché altrimenti si vanno a scoppiare tutte le bollicine. Ma si smonta. Si smonta e perdiamo appunto della sofficezza. La sofficezza è un neologismo. È solo per piace. La pasta biscuit. Sì, la esatto. Sofficezza. Adesso 8 minuti, ripeto, non esagerate con la cottura. Ok. E appena esce dal forno, adesso noi l'abbiamo già fatto per ovvie ragioni, appunto, non tanto per gli 8 minuti, ma perché deve essere farcito freddo. Certo. Appena uscito dal forno. Sì. Vuoi una mano? Sì, dai, intanto non verrà perfettamente livellato, ma fa niente. Ok, perfetto. Quando esce dal forno, la prima operazione che noi dobbiamo fare è sovrapporre sopra la pasta biscuit un foglio di carta forno, in questo caso, non bagnato. Che profumo! E si lascia perfettamente raffreddare in questo modo, ok? Allora, di per sé, ripeto, non è un dolce difficile, però bisogna fare appunto... Attenzione a dei dettagli. A dei dettagli che sono importanti. Io adesso prendo anche la crema che abbiamo che ho già montato. Vi consiglio planetaria, panna liquida direttamente all'interno, mascarpone e lo zucchero a velo in questo caso. E si va a montare Sto deglutendo, insieme. Quindi evitate di fare panna montata a una parte e poi la inglobate all'interno del mascarpone. Se voi fate tutto insieme si monta perfettamente. Che meraviglia, viene fuori questa robina qua? Bello! Puoi assaggiare? No, faccio finta di niente, grazie. E, oh yes! Là.
credo che anche in studio siano in c'erano altre persone. Puoi fermarla tu? Sì. Stanno deglutendo. Non esageriamo con la quantità da mettere sopra, anche se sai che io sono contraria, ma con questo dolce è impossibile. Non bisogna, perché altrimenti poi non riusciamo più ad arrotolarlo. Ma che bella, in 8 minuti viene fuori così? 8 minuti solamente. Ma che spettacolo, che belle ricette. Resta leggermente umida. Allora, parlami invece di, parlando di gusti e emozioni, che emozioni ci scatenerà, Elena, questo dolce? Un'esaltazione della serenità. Ecco, quindi parliamo di comfort food decisamente. Sì, 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 la zona di comfort per eccellenza. Il cacao è un doping naturale, ovviamente. Sì. E poi lo zucchero, il latte di per sé, sono tutte sostanze che inducono il corpo a produrre tutti quegli ormoni definiti endorfini. Esattamente. E quindi, insomma, sicuramente questa coppia perfetta, perché si chiama così questo, questo dolce, vi farà bene al cuore. Al cuore, poi c'è anche la fragola che è il frutto legato proprio al cuore. In un momento della vostra vita in cui non avete molte soddisfazioni professionali, familiari, un bel rotolino si così. Si può anche congelare, già farcito e tutto sarebbe l'ideale. Perché se noi, a parte che deve essere arrotolato bene, sigillato attraverso magari della pellicola, poi se volete anche della carta stagnola, Lo potete ricongelare. L'importante è toglierlo quella mezz'oretta prima di essere servito. Non fatelo scongelare del tutto prima di tagliarlo, perché avrete una fetta perfetta. Eccolo là, questo mi piace veramente, è una cosa che trovo fantastica. Allora, questa è la quantità che la nostra Ilenia suggeriva, quindi non ci deve essere tanta roba. Diciamo una cosa, che Enrico premeva che noi dicessimo che le fragole le aveva pulite, affettate lui. Le mettiamo dentro al rotolo, sì tesoro. In realtà faceva così. Sufficiente. Faceva così. Perfettamente. Una bella nevicata di gocce di cioccolato, che è la parte croccante in questo caso. In questo caso possono essere abbondanti? Non esageriamo sempre, perché altrimenti... Non mi piace tanto. Oggi non mi piace, te lo dico. Te lo dico, oggi non mi piace. Ascolta. Abbondante, sì. Sai che io non sono per il non abbondante. Dopo, al limite, te le mangio al cucchiaio. Col cucchiaio? Le mangio al cucchiaio, basta, capito? Adesso fragole, vai di fragole. Dimmi. Elena, vai di fragole. Buttiamole, sparse, i miei pensieri. Devono essere sparse, non allineate. Sì. No, stavo pensando, possiamo versarle, perché c'è tutto il sughino. Sì. No, versarle no. Guarda, c'è io di solito che faccio così. Ah, ecco, non la una ad una. Okay. Guarda che meraviglia. È ora, Elenia, per te. Va bene, andiamo in pubblicità. L'ha fatta apposta, è Enrico che l'ha tagliato così questa fettina. E l'ha nascosta. È un messaggio questo. E lei l'ha trovato, eh? Non ho parole. Scotticchia. Allora, noi adesso dobbiamo far vedere naturalmente come la nostra chef Ilenia arrotola questo ciambellone. Questo rotolo? Rotolo. Schiacciamo bene. E con tanto amore lo compattate. Mentre c'è Elena che sta mescolando Girando il cioccolato che abbiamo fuso. Meraviglia, ragazzi. Peccato, Enrico, finita. Finita. È facile. Mangiarlo, sì. Ecco. Allora, questa lei ne sa andrà... qualcosa di mangiare. È perché lo mangi, lo... Va giù benissimo. Sì, ecco, perché è una ricetta che conoscete molto bene, immagino. Già. Allora, questo fa parte del comfort food e qua non si discute, ce l'ha detto Elena Cianci, mi raccomando, non dimenticatelo. Sarebbe bene da congelato. Sì, però noi non abbiamo modo di congelarlo. Cioè, abbiamo modo di congelarlo attraverso appunto il nostro invidiabile amico fresco. Ah, carino questo. Ma così pensa poco che in metti. Maniera sciocca avrei preso la carenza. E anch'io. Ma sparsa. Anche tu. Esattamente. E invece siete dei salami, perché io dopo la fette la inzuppo nel cioccolato. Ma capite il nesso? Salami, perché ha fatto il salame qua. Ma è un genio sta donna. Ti avviso, Elena, sta arrivando il sommelier. Noi ce ne dobbiamo andare. Ecco. Con gran dispiacere. Ma però. Dai, ma è un peccato, guarda. Io avrei buttato proprio... Vabbè, pazienza.
fragranza molto particolare, perché oltre ad avere il cioccolato c'è anche la fragola con i doni. Ci sono fragole e anche una crema di mascarpone, una leggerita con la panna montata. Bene, abbiamo scelto un vino molto importante, siamo qui nella tassa padovana Bagnoli, il dominio di Bagnoli è l'azienda e la denominazione Bagnoli è top. È un friularo passivo, il friularo è un vitigno identico al raboso, ma qui nella bassa padovana si chiama friularo. Anche perché la maturazione è molto tardiva, quando fa già freddo, da quel nome di frutta, che viene appassito fino a Natale, dopodiché fermenta in legno e con lievi di gelatina si accende, si accende quelle che ci sono nella buccia dell'uva e quelle che voi molto trovate nella varietà. Si chiama indigeno. Indigeno, sì, selvatici sono, indigeno. Dopodiché 36 mesi in legno, ancora un anno in bottiglia, questa pensa è un'annata 2009, quindi la degustiamo dopo 8 anni e guarda il colore rosso rubino, ma ancora luminoso e lucente, non si è spento assolutamente come colore. Ci mette nel naso piccoli frutti rossi, il cassis, il mirtillo nero, la ciliegia sotto spirito, la marasta, c'è di tutto e di più. Un pezzetto di cannella. Eccola là. Vale la pena aspettare a domani? Assolutamente sì. Era veramente perfetto. Perché col cioccolato, questo è il caro, diciamo, sotto fronte, sotto spirito, nel vino spirito, nel vino. Prendi il libro molto perfetto. Questo lo troviamo sul sito aesverato.it su Venezia. Sì, a noi. Siamo qua. Tu stai resistendo. Noi abbiamo aspettato che finisse tutto, la baradam, vieni, non vieni, tutto quanto. Immagina che cosa abbiamo sofferto di là, insomma, voglio dire. Guarda, allora, io di solito questo li elimino perché appunto fa brutto vedere questa poca precisione. Ma tu sei matta, questi li elimini. Oh, ma sei matta. Scusa. Qui molti hanno accampato diritti su questi due culetti, li chiamiamo noi, sì, di solito. Sì, fondi. No? Ecco, noi, tutta gente che vuole assaggiarne un pezzetto perché tu hai impedito di toccare il perché è venuto rotolone. Benissimo. Ecco, allora attenzione perché intanto abbiamo un presente per la nostra Elena Ciancec. Qua il grembiule, bello il grembiule di Due chiacchiere in cucina. Questo libro bellissimo, Giorni di pensieri appesi all'anima, è un libro che non trovate in nessuna libreria per il semplice motivo che sono pensieri per i quali dobbiamo ringraziare le tue amiche che ti hanno convinta a trasformare in libro, ma sulla pagina Facebook di Elena Cianci eventualmente potete farne richiesta. Vi garantisco che sono amenità che riscaldano l'anima e risvegliano i sensi. Veramente presto, molto bello, complimenti. Presto diventerà un best seller. Assolutamente sì. Noi almeno ci metteremo del nostro. Naturalmente ricordatevi sempre Due chiacchiere in cucina, anche la pagina, anche il canale YouTube, cliccate iscriviti così potete vedere anche questa puntata. Anche di Elena Cianci alla pagina Facebook. Ah, è vero, ma certo. Intanto aspettiamo, temporeggiamo un altro po' perché c'è Enrico che si sta slogando. Dai, gli viene un infarto, poverino. Ciao a tutti, buon appetito. Vi vogliamo bene, grazie a Elena Cianci. Ciao. Rifate le ricette.